Quest'oggi parliamo di un vino, uno dei vini simbolo della Liguria di Ponente, cioè l'Ormeasco. L'Ormeasco è un cugino molto stretto, se non addirittura un fratello gemello del dolcetto piemontese, che però in Valle Arroscia ha cambiato sia i profumi che i sapori, quindi sono due vini che all'olfatto, al gusto, sono completamente diversi. E ha una storia in Valle Arroscia, da Pieve di Teco sino a Nava, a Pornassio, anche un po' oltre, che è secolare. Furono infatti i Clavesana, all'epoca signori della zona, che già nel 1303 ne imposero la coltivazione e misero delle regole abbastanza stringenti, sia come i tempi della vendemmia, i tempi della vinificazione, e anche le pene per i ladri d'uva, cioè in pratica venivano ammazzati come fossero ladri di bestiame nel Far West. E la cosa bella dell'Ormeasco è che è il vino che ha ispirato il 68. Voi direte, come fa un vino ad aver ispirato un movimento transnazionale? Bene, semplicissimo, perché nel 57 un gruppo di giovani artisti, fra cui Guy Debord, filosofo giovane all'epoca francese, andarono a Cosio del Roscia per festeggiare un amico artista, Piero Simondo, che si era appena sposato. Con Debord c'erano Pino Galizio, c'erano Peggy Guggenheim, c'era Ralph Ramey, c'era Walter Olmo. E arrivarono dal Bissola, che all'epoca c'era Asbjørn Jørn, fra altre cose. E arrivarono dal Bissola, che all'epoca era considerata la piccola Atene proprio per il cenacolo di artisti che la frequentava, non solo per la ceramica, anche proprio per un'attività intellettuale che era fortissima. Capita che finiscono la benzina proprio a Cosio del Roscia e quindi non riescono a tornare indietro. Doveva essere la gita di un giorno, si fermano una settimana. Ed erano tutti ragazzi, giovani, a parte Pino Galizio che era il più vecchio, era un po' l'agitatore culturale. E si mettono a scrivere il manifesto situazionista, che sarà poi la base filosofica del 68. Guy Debord poi si diventerà famoso per aver teorizzato la società dello spettacolo, aver guidato la rivolta parigina e poi si suiciderà negli anni 90. E bevevano tanto perché erano appunto un po' gli eredi, no, di quella tradizione bohemienne, francese, artistica, e bevevano quello che c'era, cioè bevevano Ormeasco. Perché cosa c'era Ormeasco? C'erano due locande e addirittura le locande finirono il vino e dovettero scendere a Pornassio a fare rifornimento da quello che all'epoca era il commerciante maggiore, era Guglielame, il maggior commerciante di vini. Nel 58 poi Guglielame sarà il primo a imbottigliare l'Ormeasco e a farlo conoscere come vino di qualità. Sino allora infatti l'Ormeasco era il rosso che si beveva nelle osterie di Imperia, di Albenga, di Alassio, era un vino da tavola che bevevano gli imbriaconi, diremmo oggi. E ovviamente l'Ormeasco che bevevano i situazionisti non è l'Ormeasco che beviamo oggi. Oggi l'Ormeasco è diventato un grande vino e con produttori di altissimo livello, Maffone ad esempio, che è Temesio di Cascina Nirasca, per dire quelli più conosciuti, ma Guglielame che ancora oggi prosegue la tradizione. La cosa bella dell'Ormeasco è che è un vino molto adatto a tutto. Si può spumantizzare, si può vinificare in rosé con la versione Chartres, che vuol dire schiaccia e tira, quindi sfumato
senza tanti giorni, tante ore sulle bucce, diventa un rosé molto, molto buono, molto, molto fresco. Si può lasciare invecchiare, si può invecchiare nel legno e si sta facendo con l'ormeasco superiore e si può anche poi ovviamente le bucce si possono poi trasformare in grappa, una buona grappa. Fra i produttori, oltre a quelli che ho detto, c'è ovviamente le cantine Ramolino che da tempo fanno questo e i viticoltori in Gauna e tanti, tanti produttori della rete di Vite in Riviera che è un po' la capofila di quelli che sono i vini di qualità nella Liguria. A cosa si abbina? A tutto, al coniglio, alla ligure, basta che siano carni ovviamente, sul pesce, però anche sul pesce. Lo sciacchetterà si potrebbe abbinare, ma quello rosso ovviamente con carni, con sapori un po' forti, formaggi, quelli d'Alpeggio, delle Alpi Liguri. Alla prossima.